Cari amici della Pulce nell'orecchio, siamo al Gay Pride di Alessandria in compagnia di Mara Maier, un'operatrice del centro antiviolenza Medea. Buongiorno Mara. Buongiorno e grazie di darci l'opportunità di salutare tutti e invitare a chi non è ancora arrivato a unirsi al Pride. Mara, siamo qui per parlare di discriminazioni. Da quello che ci risulta, anche ascoltando la voce di altri centri violenza, questa volta maschili, come l'Associazione Perseo di Milano ad esempio, è venuto fuori una realtà sommersa di cui si parla poco. Ci sono tante persone, ad esempio transessuali, che vengono e che sono vittime di violenza, lesbiche che sono vittime di violenza da parte di altre donne, anziani che sono vittime di violenza magari dalla badante. Queste persone, tutte queste categorie non hanno una rappresentanza in un centro antiviolenza. No, allora in realtà i centri antiviolenza che ci sono oggi sono o per donne maltrattate o per uomini maltrattati. In effetti la comunità LGBTQA+ non è ancora stata considerata, perché sono poche quelle che si rivolgono ai centri per far emergere questo problema, che c'è, che esiste e che bisognerebbe iniziare a prendersene in carico. Abbiamo preso testimonianze dirette di persone transessuali, persone lesbiche che dai centri antiviolenza femminili sono stati rifiutati. No, però non è vero, perché io sono operatrice del centro antiviolenza. Mi prendo la responsabilità di quello che dico. Ok, e io mi prendo la responsabilità di portarti qual è la mia esperienza diretta, perché al nostro centro abbiamo accolto in tutti questi anni solo due donne omosessuali che subivano violenza dalla compagna, quindi noi le abbiamo accolte. Poi sta ai vari centri scegliere che politica adottare. Noi che facciamo parte della rete nazionale Dire accogliamo le donne che subiscono violenza, indipendentemente da chi l'agisce loro. Noi ci occupiamo di un gruppo di vittime, ma non di tutte, perché siamo specializzate. Se no è un po' come fare il tuttologo, ti devi specializzare e capire a chi ti vuoi rivolgere. Il nostro aiuto è alle donne vittime di violenza, ma come ti ho detto, che questa violenza sia agita da uomini omosessuali, transessuali, a noi poco importa. A noi quello che interessa è la vittima. È un fenomeno, quello che dicevi tu, che sta iniziando ad emergere, per cui il governo, o meglio lo Stato, dovrà iniziare a farsene carico. Non può continuare a far finta di niente. C'è un'ulteriore violenza di genere, ed è un genere di violenza di cui si parla troppo poco. Quello di cui gli uomini sono vittima, si subiscono maltrattamenti fisici, psicologici, ma soprattutto di natura giudiziaria. Ad esempio il maternal preference in molti casi, anzi nella quasi totalità dei casi, affida i figli al genitore di sesso femminile, e questo è un problema. C'è stato un incremento esponenziale dei suicidi tra i padri separati. È sempre l'uomo che alla fine si ritrova in condizioni economiche precarie, e tanti uomini finiscono col dormire in macchina. In Italia ci sono 400 centri antiviolenza femminile, lei lo saprà bene, a fronte di neanche 20 centri antiviolenza maschile. Si dice che le donne sono le uniche per lo più vittime di violenza, ma se non ci sono centri antiviolenza maschili che raccolgono i dati, come si fa ad avere dati veritieri? Il problema è questo, come dici tu. Allora, noi viviamo in una società maschilista, e questa cultura, la cultura maschilista, ha fatto dei danni sia sul genere femminile che su quello maschile, perché ancora oggi gli uomini che subiscono violenza fanno fatica ad andare a denunciare, perché la cultura che ci è stata imposta è quella dell'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo se la deve cavare da solo, e non è vero. Quando hai un problema devi avere modo di poter alzare la mano e dire io ho un problema, e dobbiamo iniziare a pensare che sta succedendo anche quello. Tanti uomini non denunciano dal momento in cui sono le prime vittime di violenza giudiziaria, nel senso che
su 100 accuse di donna che denuncia l'uomo per molestie, maltrattamenti e quant'altro, 97 vengono archiviate o finiscono con la piena assoluzione dell'imputato. Allora, il problema qual è? Che i centri antiviolenza della rete Dire condannano la violenza a prescindere da chi l'agisca. Poi noi abbiamo fatto una scelta di campo perché abbiamo deciso di occuparci delle donne vittime di violenza. Questo non significa assolutamente che non si debba farsi anche carico degli uomini che subiscono violenza. Gli uomini che subiscono violenza e vengono al nostro centro, noi li dobbiamo dirottare a un centro che si occupa di loro e il più vicino è o Torino o Milano. Ma non è detto che questi uomini abbiano la possibilità di andare, perché Milano... Ce n'è pochi e serve forse una maggiore capillarità. Sì, ce ne sono pochi, servirebbe una maggiore capillarità, servirebbe che lo Stato iniziasse a finanziarli i centri antiviolenza, eppure continua a far finta di niente. Oltretutto, Medea, mi corregga se sbaglio, riceve un contributo pubblico? Allora, Medea ha un riconoscimento minimo da parte della regione, per il resto noi partecipiamo a bandi e se siamo brave e li vinciamo possiamo portare a casa dei soldi, se no dobbiamo recuperare i soldi diversamente, come organizzando eventi e chiedendo la sottoscrizione alle persone, e questo è il modo. Ma non è il modo corretto per affrontare un tema importante come quello della violenza di genere, perché viola i diritti umani, indipendentemente, qui torno a collegarmi anche al Pride e poi vado perché è partito lo striscio, il corteo, e la violenza è condannabile indipendentemente da chi l'agisce e il governo dovrebbe fare qualcosa e provvedere a questo fenomeno che sta diventando sempre più importante. Perché dal punto di vista mediatico, e noi della Pulce cerchiamo sempre di fare una corretta informazione, non si parla della violenza quando è l'uomo vittima? Questo non lo dovresti chiedere a me, dovresti chiederlo a chi fa informazione, alle reti RAI, alle reti di Berlusconi, non a noi centri antiviolenza, che siamo in prima linea tutti i giorni con pochissimi fondi, facendo il massimo che possiamo fare per le donne che si rivolgono a noi. Quindi, per concludere, Associazione Medea, centro di violenza femminile, concorda nel fatto che la violenza non ha genere? No. E anche se ce l'ha, perché poi in realtà le persone che agiscono violenza ce l'hanno, va condannata a prescindere, indipendentemente da chi la manifesta, che sia uomo, che sia donna o che faccia parte della comunità LGBTQ+. Grazie Mara. Grazie a te, ciao.